iniziato il momento delle scelte. Dobbiamo decidere il nostro futuro. L'obiettivo è chiaro, le idee sono precise. Vogliamo l'Italia là dove legalità, sicurezza e giustizia non devono essere più concetti privi di contenuto. Per fare ciò abbiamo forza, una forza che possa e debba rinvigorire un paese che oggi, diciamolo, si sente stanco e carente di speranza e che si sente privo di entusiasmo politico. Il nostro è già un gruppo e presto sarà un partito che crede profondamente e lotta, un partito che deve essere un po' come Giano Pifronte, uno sguardo rivolto al passato e uno sguardo rivolto al futuro. Non è un caso che ci chiamiamo futuro e libertà. Adesso ammettiamo con franchezza alcuni errori, evitiamo di ripeterli. Il primo errore, a mio avviso, e il più importante, è stato di sciogliere Alleanza Nazionale per fonderci in una compagine politica, e lo dico, guardate, con la compagine politica con cui però non avevamo né storia, né tradizioni, né obiettivi in comune. Ma si parli bene. Finanziata con l'Alleanza Nazionale, non riparte ora dall'Umbria per fare una nuova AM, non ci interessa. Il nostro obiettivo è quello di creare un partito di centrodestra, aperto a tutti, agli amici del centrodestra, ma non disdegnando i voti da qualunque parte arrivino. Un gran udito, forza ed entusiasmo, quell'entusiasmo che ha visto oggi mentre il nostro presidente Fini parlava a tutti noi. Un partito che ha di questo ha un disperato bisogno oggi la politica. Una politica che dalla società civile trae origine e lingua. Il nostro interesse primario e finalità ultima non è altro che il bene del cittadino, sia nella sua sfera privata che in quanto città. Dobbiamo pensare, amici, alle necessità del cittadino. La nostra attività deve essere rivolta al popolo, alle nuove generazioni, ma anche creduto in noi, perché tornino ad avere quell'entusiasmo e quella passione ormai sopita. Vogliamo legalità, ma una legalità vera, onesta, rispettosa e fiduciosa nella legge, come doveroso ed opportuno in uno Stato di diritto quale noi siamo. Amici, non sono comunque gli obiettivi li abbiamo chiari. Il vero problema sono i compagni di viaggio. Fuori di metà dovrei trovarmi solo con i compagni dopo aver smarrito il viaggio. Questo proprio no, questo non lo sopporterei. Oggi, e vado a concludere, grazie a Pofini abbiamo una nuova grande occasione politica. Tutti noi, anziché adagiarci sul comodo poltrone, abbiamo capito il nome di quegli ideali del vero centrodestra nel quale ci riconosciamo, abbiamo preferito metterci nuovamente in gioco con un solo obiettivo che ci sta a cuore, l'interesse comune. Concludo con un appello al nostro amico e presidente Gianfranco Fini. Gianfranco, mostraci il cammino da correre per concretizzare la nostra azione. Noi ti seguiremo con l'augurio che tu abbia ragione e passione come timone e cave per unire attorno al nostro grande progetto tutte le generazioni della nostra Italia, di questo paese